nuovo un saluto dal circolo Ciriaci in campo Panthers calcio 8 e Ostia calcio 8 per la 14ª giornata della Centurion League. C'è proprio la centrata dei Panthers. Perde il pallone Mirante, allora Ponziani prova a sfilargliela, torna nuovamente sulla sfera il capitano dell'Ostia Calcio che imbecca De Marco, la gioca sulla linea per Cesaretti, è 1-0 per l'Ostia Calcio 8. Pucci, passo con esterno trovato da Bravi, Mortaroli si gira su Temperini, è buono il pallone giocato per De Marco che va da Cesaretti, la doppietta del numero 11 e 2-0. Lippolis, ancora Crisafulli, De Marco ha cambiato fascia di competenza, Cesaretti con il mancino, si riprende il match con la centrata dell'Ostia Calcio 8, bene anticipato ancora Diotallelli, spera che torna a San Marco, Cesaretti che prova a girarsi, Cesaretti ci mette la manona a sbaffi, calcio d'angolo a imbeccare il compagno, poi Ponziani, buono il pallone di prima per Provenzani che va alla conclusione che rimbalza proprio davanti a Marcheggiani ed è rimessa laterale per i Panthers, giocano verso Ponziani di ritorno per Celli, il gol del 2-1 dei Panthers che accorciano le distanze. Batte subito Provenzani, Percelli che va al sinistro, Marcheggiani respinge, fischia l'arbitro, battere De Marco che battezza il secondo palo, è 3-1, ammonito poi il numero 8, è andato a festeggiare con un tono polemico verso Rossetti, una fretta di riprendere il gioco, recupera però qui il pallone Ponziani che entra in area, lato corto dell'area, va a terra, fischio del direttore di gara, calcio di rigore, la rincorsa lunga di Provenzani che cerca il centro della porta, lo trova, 3-2. I Panthers che accorciano ancora una volta le distanze. Procopio se ne va qui sulla destra, serve Cesaretti, sbaglia il 4-2 dell'Ostia Calcio 8. Andrei Crisafulli, ferma Procopio, triplice fischio del direttore di gara, alla fine porta a casa il risultato l'Ostia Calcio 8 con il vantaggio per 4-2. Allora, siamo con mister Benedetti dell'Ostia Calcio 8, risultato importante, vi siete subito portati in vantaggio sul 2-0 sul primo tempo e forse nella prima frazione di gioco che avete ipotecato la partita? Sì, noi sapevamo che i Panthers sono una delle squadre più ostiche del nostro campionato, una squadra allenata benissimo da mister Pier Gentili, veramente, veramente in gamba e fa giocare i suoi ragazzi con una gara cose mai viste, cioè veramente al campo vanno a 2000. Noi abbiamo provato a fare la partita fin da subito, loro ci hanno aspettato, e avevamo paura delle loro ripartenze perché erano la loro forza. L'abbiamo controllato e poi siamo stati anche, purtroppo il calcio 8 come il calcio, abbiamo deciso degli episodi. Siamo stati bravi noi a sfruttare i nostri e abbiamo finito il primo tempo 2-0. Nell'intervallo mi sono raccomandato con i ragazzi e la partita non era finita, infatti la poi l'hanno dimostrato, perché i Panthers è la squadra che non muore mai. Fino all'ultimo minuto è una squadra che se la gioca ed è difficile. Oggi sono molto contento di questi tre punti. Lei ha parlato appunto di ripartenze, siete stati bravi voi nel secondo tempo a farli anche un po' scoprire e a colpirli quando c'è stato bisogno di far male. Sì, a un certo punto l'abbiamo studiato proprio così con i ragazzi, logicamente volevo che palleggiavano un po' di più
e soprattutto farli uscire un po' più loro allo scoperto, perché comunque loro cercano di recuperare la partita e provare di noi a contrattaccare con le nostre partenze. Abbiamo giocatori rapidi, hanno fatto tutti una grande partita, quindi siamo contenti, ci prendiamo questi 3 punti, andiamo avanti per la nostra strada, fieri di quello che stiamo facendo e viviamo la giornata. Quindi poi con la gestione del secondo tempo possiamo dire si è vista poi anche l'organizzazione che c'è dietro questa squadra. Ti ringrazio, fa molto piacere ricevere i complimenti. E sì, no, noi ce la mettiamo tutta per portare organizzazione e professionalità. I ragazzi nostri sono stupendi, rispondono alla grande e si mettono tutti a disposizione. Oggi avete visto, c'è stato anche Massimiliano Pedrozza, lo ringrazio qui davanti a tutti. Comunque si è fatto 30 km all'ora qui, non ha giocato, non ha battuto ciglio, è stato il primo tifoso in panchina. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, uniti più che mai. Grazie a mister Benedetti. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Allora, siamo con mister Pier Gentili dei Panthers, risultato che non vi ha premiati, però possiamo dire prestazione di carattere della squadra. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, mi dispiace tornare a casa senza punti anche oggi. E loro sono stati bravi, noi siamo stati ottimi, eccellenti in campo, abbiamo risposto bene, l'avevamo preparata bene, purtroppo abbiamo perso. Cosa è mancato nel primo tempo rispetto al secondo? Cioè solamente i gol o forse anche un po' l'atteggiamento e la garra che si è visto nella seconda parte della partita? Sì, forse ci è mancato gli ultimi 5 metri, nel senso creiamo tanto, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a riuscire bene, a ripartire, però non siamo riusciti a buttarla dentro. Come ha detto anche il mister dell'Ostia Calciotto, forse la differenza appunto l'hanno fatta gli episodi, loro sono stati più cinici. Certo, loro sono bravissimi, sanno come farci male alle prime opportunità, l'hanno fatto e li conoscevamo, sapevamo che erano così bravi. Loro appunto sono stati, abbiamo visto parecchia organizzazione da parte loro portata in campo, però va detto anche che si è vista la voglia dei ragazzi che comunque sono rimasti in partita fino alla fine, al di là del risultato. Certo, da qui fino alla fine del campionato avremo sempre voglia, stessa voglia di tutte le giornate. Abbiamo altre 7-8 gare da fare, è ancora lunga e ce la possiamo giocare con tutti. Ringraziamo. Grazie, buona giornata. Buona serata. Ciao.